Allora, mister Marco Bianchi, una ripresa del campionato amara, ok? Forse un risultato un po' troppo largo, però è normale che quando poi cerchi di rincorrere magari ti esponi anche al contropiede avversario, comunque contro un avversario che ha dimostrato collettivamente di fare una partita matura, sapendo, avendo la consapevolezza che affrontava una squadra come la tua, una squadra importante, una squadra che ha qualcosa da dire a questo campionato. Probabilmente anche un po' complice la preparazione, non so, dici tu, però credo che quando si affrontano delle gare dopo una ripresa è un po' come iniziare un altro campionato, no? Sì, sicuramente sapevamo che ripartire dopo più di un mese di sosta sarebbe stato difficile, però questo non deve essere una scusante, perché oggi è stata una partita che abbiamo perso sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista fisico, sotto il punto di vista tattico, sotto il punto di vista mentale, quindi oggi penso che abbiamo lasciato la testa e le gambe a marzolare. Speriamo che sia un incidente di percorso, che ci serva soprattutto da lezione. Chiaramente abbiamo lavorato, si sa che quando si riparte è sempre difficile, il campo è un po' pesante, abbiamo trovato incontro una squadra che deve lottare per salvarsi, ha fatto la sua onesta partita e alla fine ha meritato assolutamente di vincere. Diciamo che soprattutto non ci si aspettava un Viadana che a me, lo dicevo al loro mister prima, mi è apparso una squadra compatta, un collettivo forte, forse questo vi ha messo un pochino in difficoltà e non siete riusciti a trovare quelli che sono poi i vostri automatismi che io ho visto nei mesi, no? Nei mesi passati, però questo Viadana effettivamente ha messo in difficoltà perché è apparso determinato, concreto e lucido rispetto al fatto di incontrare una squadra importante. No, sicuramente, loro è una squadra che sapevamo, perché questo qui è un campionato che sarà molto difficile, ci sarà da soffrire fino all'ultima giornata, perché qualunque squadra incontri ci sarà da lottare e sicuramente ci vuole un altro atteggiamento da quello che abbiamo messo in campo oggi, perché chi perché si deve salvare, chi perché vuole arrivare davanti, chi perché vuole vincere il campionato, sarà un campionato molto difficile, tutte le partite verranno affrontate nel modo giusto. Ripeto, oggi Viadana ha fatto la sua partita, arrivava sempre prima sulla palla, le seconde palle le ha prese tutte, poi qualche errore anche da parte nostra, perché penso che il primo gol sul calcio d'angolo abbiamo lasciato colpire da solo, il secondo avevamo appena pareggiato, abbiamo perso una palla in mezzo al campo, abbiamo fatto fare una ripartenza, siamo ritornati sotto, e dopo sono tutte conseguenze che poi alla fine anche mentalmente le paghi. Però ripeto, speriamo che sia un incidente in percorso, onore al Viadana che ha vinto la partita meritatamente, e noi torneremo a lavorare per prepararci per domenica prossima. Ecco mister, io avendo ormai, essendo anche gli amici di Emilia Gol, lo sanno, dirigente, ma comunque sapendo quello che è il marzolare, quelli che sono gli automatismi, quella che è il tuo credo tattico e quello che abbiamo visto fino adesso, che è tanta roba, oggi probabilmente è mancato qualcosa. Credi che sia più dovuto a uno sbagliato approccio mentale dei giocatori della partita, non sicuramente da parte tua, perché so che tu sai sempre dare l'input giusto, o pensi che sia anche una questione fisica dovuta comunque a una pausa veramente lunga? No, sicuramente abbiamo pagato sia mentalmente che fisicamente, quindi qui dovremmo analizzare bene in settimana quali sono i problemi e cercare di risolverli, perché i problemi, se ci sono, vogliono risolti il più in fretta possibile. Ripeto, partiamo, ci riprepareremo per affrontare la prossima partita. È chiaro che è una sconfitta pesante e speriamo che ci serva da lezione. Ammetto e sono sicuro, conoscendo il mister Bianchi, che saprà lavorare in settimane su tutti gli aspetti e non saprà trascurare e non trascurerà nessun dettaglio. Mister, quindi viviamo alla giornata e pensiamo già a domenica prossima. Certo. Domenica prossima è una partita importante. Come tutte. Esatto, ma come tutte, perché come giustamente disse lui, questo è un campionato veramente equilibrato dove tutti possono vincere con tutti e perdere con tutti. Mister, ti faccio comunque i complimenti perché sei sempre sul pezzo e questo è il calcio dilettanti, no? Come ho detto prima, cioè giocatori, allenatori che non lasciano nulla al caso e guardano i dettagli. Ti faccio in bocca al lupo e sempre i complimenti comunque. Ciao a tutti, buonasera.